Abbiamo finalmente 5 contro il Mark. Non hanno mai giocato. Non hanno mai giocato insieme. Non hanno mai giocato insieme, credo. Non hanno mai giocato neanche su Smash 4. No? No, non mi sembra. Ok. Beh, infatti, diciamo, scusami, è un po' difficile anche raggiungersi, perché comunque il Marco gioca per Umbro, mi pare. Sì, Perugia, credo, non sono sicuro, sì, non sì, voglio sì, entrare troppo nel mezzo di questo genere di informazioni, perché rischio solo di sbagliare. Però sì, e Ball sì, è un giocatore che comunque viaggia relativamente poco, però cioè, più all'estero, forse che in Italia. Praticamente sì. Esatto. E quindi niente, adesso vediamo un po'. Ecco, sfortunatamente noi la Wolf Experience in Emilia Romagna l'abbiamo un po' persa, diciamo così, perché non la... è da un po' che non giochiamo contro i Wolf. I Wolf hanno switchato a altri più scarsi. Sì, per qualche ragione. Tipo Zero Suit Samus, tipo... Zero Suit Samus infatti è debatable se sia più scarsa o meno di Wolf. Però Meta Knight. Però Meta Knight, vabbè. Comunque, allora, beh. Ora, diciamo, cioè molto inizialmente il Marco ha avuto experience con Wario? Sì, con Rico troppo pesa. Già il fatto che non l'abbia finito altro mi fa pensare che non sappia bene le bravo, cose. Esattamente, non conosce forse così bene. Ma allora, no! Sono fermo. Bello. Comunque siamo a tot percentuale da kill, comunque per Wario va anche abbastanza bene. Ecco, Wario forse è tranne forse per il back air, diciamo, fa un po' di difficoltà. Wow, vabbè, ovviamente fa un po' di difficoltà a uccidere se non un po' un read, ecco. Questo invece Wolf fa molto semplice, specialmente su Stadium con lo scenario così, con il soffitto così basso. Devo scudarlo sicuramente, non è così veloce la punta su di Wolf, ma se ne è stato sì. Infatti spacca un po' di danni qui, ci cosa. Scusami, perdonami, mi hai fatto venire in mente che ho visto Down Throw da Shattuck e ho letto l'altro giorno il tweet di Smash, non di Apple, no, perché Wolf era il tweet di... Vedi, comunque è successo di nuovo, qui Wolf ha Nero Shield. Ah, io mi riferisco con Paul Hatch, cosa? Sì, vai. Certo, sì, noi lo chiamiamo sì. Per nome di persona. Ma Nero Shield dopo è greedy e fa altre cose, qui viene punito all'Apple. Sì, purtroppo diciamo con la finestra così piccola per la punish contro l'up smash solo da shot ci sarebbe stato lì, forse run up con qualcosa. Non prendi il ledge per pochissimo, sì, no. Veramente brutta la situazione. Scusate, stiamo... abbiamo DQ per Nicola Flotta. Adesso Nicola si farà la loser run della vita, forse. O forse non si farà nessuna run se non arriva. Però è brutto DQ questo. Ecco, mi è tornato in mente, scusa, il Twitter era di Larry che diceva: la cosa che mi spezza di più di quando gioco Wolf è che la gente mi fa delle domande e tipo sulle combo che non sembrano combo, però lo sono, tipo da un tro da Shattuck che mi chiedono: vecchio, ma come esco da quella? Ah, non si può. Che diai devo fare per uscire? Ah, è combo. Perché janky non sembra. È un po' così Wolf, no? È un po' un personaggio un po' genchino. Ah! Bella qui la punish. Rischioso il grab perché comunque non era safe on shield. Sì. Bella la read. La frame trappata abbastanza bene, forse lì il Marto si è preoccupato un po' della modo che potesse rimbalzare sul bordo. Però sì. Ho fatto spaventare. Comunque potenzialmente even sta situazione. Bella di sul Neiruno. Gli interrompe la smash pericolosissimo, lì l'avrebbe probabilmente ucciso. Paul continua a muoversi. Dice non shield, ha rischiato un botto anche adesso. Diciamo, molto, molto più pericoloso comunque beccarsi un... Ecco, infatti, cerca un po'... Ecco. C'ha troppi snare, deve stare più calmo. Sì, cerca di fare troppo un po' shutdown della strategia avversaria, cioè gli va sopra, gli copre le opzioni. Però purtroppo un Wolf basta sbagliare di quel minimo Gioca molto di questo comunque Wolf, quindi devi starci attento. Sì, esatto. Cioè bisogna stare un sacco attento, cioè devi sapere quando è che sta per tirare fuori un hitbox. Quando è il momento che sta per tirare fuori un hitbox. Perché comunque, per esempio, ecco, non avendo una grande velocità a terra, quindi cioè sai che quando a una certa distanza ha determinate opzioni, cioè, quando sei spaziato in un certo modo ha altre opzioni, quindi quando sei lontano fa laser e quindi fa laser e direi che questo è ancora best of 3. Sì, è best of 3 e win round 2, quindi ancora best of 3, ultimo round. Sì, adesso vediamo se tengono, immagino, gli stessi personaggi. Sì, ah, ecco, sì, non credo succederanno. E il Marco ha altri personaggi oltre Wolf? Sta giocando altri PG, so. Tipo robe come eroi, mi sa. Sì. O comunque altri PG, però Wolf è il suo main. Ok. Comunque Marto, fresco di una vittoria su Dynamir, era la Panther. Stage non sarebbe legale, però ovvio. Perché è 2D. Però va bene. Sì. Però... Gentle.
Sai che per la European invece da country l'abbiamo fatto aggiungere perché non abbiamo abbastanza scenari, quindi. Non è da country, è Balloon Flight, mi sa. Ah, è vero, è Balloon Flight perché. È vero, perché c'ha lo sfondo nero. Cioè, sì. Ok. Ah, bello con il reversato. Oh, finalmente Shield. Sì, ha capito che deve essere un po' più cauto, quindi. O forse ci ha sentito. Di nuovo lì ha riprovato lo shutdown dell'opzione col fail, che ci è riuscito, però insomma gli è andata abbastanza bene. Qui abbastanza ok, abbastanza free, però bravo lì il Marto a angolare la DI bassa per evitare di continuare a beccarsi le prese. Ah, allora, sì, vale. Bread and butter di Wario lì. Non è proprio tu, però no. Funziona. Ok. Beh, esatto, proprio quello che stavo dicendo. Proprio perché soft fair non puoi farci nera questa percentuale, però poteva sicuramente grabbare. Sì. Ecco, quello che stavo dicendo appunto, quando vedi Wolf correre, cioè può fare a due opzioni in realtà, proprio perché è così lento, cioè è tutto abbastanza leggibile. Buono il fail fuori dallo scudo per punire l'up smash, opzione sufficientemente veloce. Stavo dicendo troppo presto il down tilt. La Punisher True, ma ha fatto il down tilt troppo presto fuori dal back. Mi continua a fare nero su scudo, poi salta. Sì. Stare attento a questa cosa. Oh, attenzione, ecco, dash attack, quello che chiude il fair lì. Oh, no, lo può punire. No, solo un di tilt, ha provato a beccarlo sui due frame, sullo snap del ledge, ma purtroppo non è riuscito. Ma dovuto deve stare usi così poco la tilt al ledge, molto forte. Perché copre molte opzioni. Sì, in realtà copre abbastanza opzioni. L'unico vero problema della tilt, ottimo kill bear, appunto, come dicevo, una delle kill move, sì, forse sì, un po' più viable di Wario, anche perché cioè molto veloce, sì, si ha che funziona, diciamo, quando non sai cosa fare. Sì. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Però sì, vabbè. Quindi mette la moto prima lead di Paul in sto set. Sì. Vediamo. Sì, anche lì, vedi, anche al bordo. Cioè, alla bravo, fine paziente, Wolf. Paziente. Ho provato. Bravo lì a saltare il Marco. Ah, lì prova a leggergli la roll, ma Paul non si fa leggere. Non Paul, ha la moto ancora. Paul non è greedy a tornare on stage, cioè non sta a leggere, non gli interessa troppo. No, peccato! Però qui è più alta lo scenario rispetto a no, Pokémon Stadium, quindi non. Pesantino, Wario. Ah, vero, 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 vero. Se però prima su Pokémon Stadium è morto. Ah, si è fatto beccare da perché è proprio quello. Anche la rage comunque magari ha aiutato. Ah, sì, forse. Comunque sì, adesso situazione difficile secondo me per Marto, perché adesso up tilt si tappa molto bene alla waft ed è stock. Mm-hmm. Cioè Wario ha sta cosa qui che può chiuderti una stock a 30, 20. Sì. A partire dalla dall'utility, infatti. Di tutti è come se stesso, poi a fair, poi normalmente dalla fair deriva il waft subito. Ah, lì poteva starci il waft come anti-air. Il waft come anti-air. Il waft come anti-air. Vabbè, anche il waft. In effetti non è sbagliato, però sai. Guarda dove è andato. L'ha puzzulato Phantom, ma niente, non poteva punire perché non poteva tornare giù. Attenzione, riprova il morso lì, ma alta la pressione. Le hitbox di Wolf sono gigantesche. Lì, ecco, sta anche un po' contro di Wolf cercare di non farsi chiudere all'angolo negli scenari, specialmente quando sei a, non dico a kill percent, sì, ma sì, vicino al kill percent. Lì forse floppa il dash attack il Marto perché gli esce un F tilt. Non so se da un throw. Non c'è essere greedy qui Paul. Approccia troppo. Perché vuole chiudere visto che si trova in svantaggio di una stock completa. La distanza non è che può, non è che sta tutto. Qui la moto non l'ha aiutato. No, perché ha esteso la durata della hitbox. Ecco, vedi l'FT tilt, l'ha provato fuori range per il dismesso, sostanza è gigante. Anche se non più come prima, però. Tiene, ecco, vedi, stage control. Ma tanto in realtà Wario, quando poi ci si avvicina e si drifta in aria, è in vantaggio lui, perché arriva più velocemente addosso. O comunque può shiftare all'indietro. E questa è una cosa molto forte di Wario. Esatto. Marto, bene con di tilt dash attack. È even praticamente, cioè. Sì, è vero. Non è even, però, oddio. La waft non è del tutto carica, ma ammazza in realtà. No, è carica al massimo. È carica al massimo. Sì, ah, lampeggia, sì. Cavolo, non ci avevo fatto caso. È vero. Bravi, esatto. Cioè lì lui se la può giocare in questo modo, Wario, col suo drift. Specialmente contro Wolf, che appunto non ha tutta questa airspeed. C'è un po' paura a Marto, si vede. Ah, lì ha beccato la moto. Il pelo, non l'ha preso. No, bravo col getup attack. È sfruttato l'invisibilità. Adesso la percentuale è davvero ottima per Nier Waft al legge. Ah, sì, è morto. E poi lo shutdown! No, non ci credo! L'ha fatto troppo presto. Ah, ma doveva fare full up delle Yara un attimo la Waft. Sì. Non moriva, secondo me, perché non era al legge, però. Però sì, è troppo greedy, lì voleva chiudere.